Si è conclusa sabato 20 giugno presso il Teatro Antico la 55esima edizione del Taormina Film Fest in Sicilia. La serata, presentata da Lorena Bianchetti, è resa maggiormente suggestiva dalle note del maestro Salvatore Pennisi, ha visto avvicendarsi sul palcoscenico numerosi ospiti internazionali. Grande cinema e forti emozioni per questa edizione della rassegna che negli 8 giorni della sua durata ha ulteriormente animato la città di Taormina, come documentato dalle telecamere di Live Sicilia TV. Grande soddisfazione ha espresso Deborah Young, critico cinematografico cui è stata affidata la direzione artistica di un festival che ha acquistato una dimensione sempre più dinamica ed internazionale, diventando un appuntamento interattivo e coinvolgente soprattutto per i giovani. Nell'intento di dare accesso al festival a tutti i siciliani e di aumentare in modo esponenziale l'importanza e la visibilità dello stesso, il Taormina Film Fest ha coinvolto diverse località della nostra isola. A Palermo, Villa Filippina ha ospitato una divertente sezione dedicata alla giovane commedia americana, con la proiezione di pellicole in anteprima a livello nazionale. Villa Filippina a Palermo, un luogo meraviglioso che grazie alla sensibilità artistica e culturale di Francesco Foresta è stato ripulito, è stato rimesso nuovo e quindi abbiamo avuto la possibilità di avere questo palco meraviglioso con questo grandissimo... A Palma di Montechiaro si è tenuta l'interessante rassegna Donne Forti, mentre il Castello Magnace di Siracusa ha avuto come protagonista il cinema brasiliano. Densa di appuntamenti l'intera rassegna, caratterizzata da proiezioni, conferenze stampa e diverse masterclass tenute da importanti personalità del mondo del cinema internazionale, tra le quali Jessica Lange, insignita del prestigioso Taormina Arte Award, conferito anche a Dominique Sandà e Catherine Deneuve. Ospite d'onore la Francia, festeggiata con una rassegna di 8 film contemporanei ed un gran galà, svoltosi il 19 giugno. Il premio speciale della giuria è stato assegnato alla pellicola Zrubabel, diretta dall'egiziano Shumal Berou. Il film corso The Last Beat del regista Gustav Reininger si è distinto come vincitore della categoria Miglior Film Beyond, mentre la sezione relativa ai cortometraggi dei giovani registi siciliani ha decretato il successo di Nico Bonomolo e del suo Lorenzo Vacirca, personaggio che esprime la fatica necessaria al raggiungimento di un sogno. Questi gli altri premi consegnati: miglior regia per Nureddin Lakhmari, che ha diretto Casa Negra; miglior attore per Émile Decaen, interprete di La Fille du Rêve; Golden Tauro per il miglior film The Long Night di Atem Ali; e infine menzione speciale alla pellicola Caltet Fausia Special Blend di Magdi Ahmed Ali.